Porco due. Buongiorno ragazzuoli, benvenuti in questo bresciano video. Siamo in Maddalena e siamo qui per provare la gara che faremo domani. C'è Luca dai kart, dai kart all'enduro con furore. C'è anche il Melo, ci sono in giro anche tutti gli altri che sono dispersi un po' nel mondo perché sono arrivati prima di noi. 3 PS più una power stage per chi come Luca farà la gara in elettrica. Noi invece siamo venuti qua con la nostra e-bike All Mountain 7 per provare la gara, visto che non sono un grande amante delle scarrellate e preferisco venire a pedalare il sabato, provare la gara, e domani farò la gara con la muscolare. Detto questo, andiamo e via. PS1, seguiamo Luca. Quello che mi ha detto dovrebbe essere tutta abbastanza nuova, infatti si vede che hanno lavorato di brutto disboscando. Qua non male le contropendenze con la polvere, Tratto di pedalato. Qui cominciamo già subito, prima PS, a sentire le gambettine che bruciano, mi sembra giusto. E giù di nuovo. Madonna che secco che c'è, assurdo. Io voglio solo vedere un po' com'è la faccenda senza spingere, anche perché caschetto aperto non è stata una grande idea. Qui tagliare appena appena. Insomma, che bello, veramente bellissimo. Puttanega qua. Bello però. Sì, bellissimo. È quella cosa che non ti aspetti in Maddalena, più che altro. Siamo ancora un po' acciaccati perché ieri avevo la febbre, stavo parecchio male e sono ancora un po' distrutto anche dal CrossFit. Qua un po' di guidato, bello tricky. Luca taglia tutto sulle rocce, grande Luca. Cazzo, ma che bella. Veramente spettacolare. Un po' tricky. Qua si può tagliare un pochettino? Sì. Lì se riesci puoi tagliare un po' a destra, Luca. Hai visto? Guardi poco avanti. Penso sia uno dei più grossi problemi degli appassionati di mountain bike. Madonna se scivola. Attenzione, tratto pericoloso. Effettivamente. Devo stare un po' all'occhio qui. Freno davanti. Scordiamocelo se non vogliamo morire. Qua dritto. Sì. Ale Luca. Mi hanno già detto che c'è una bella pietraia incazzata lì davanti. Terreno molto simile a quello che c'è anche sopra casa mia. Infatti mi ricorda un po' la gara. Facevano da me. Vedi, adesso c'è qua un po' di... Qua? Effettivamente c'aveva ragione Luca. Effettivamente sì, bisognerebbe mollare un po' di più, però grip non è che ne abbiamo da vendere. Qua forse tagliare un po' di più dovremmo essere in fondo. Ale Luca, ale ale ale. Grande, è l'ultima parte. Nati, già non guarda avanti, più così. Sì. Agiati. Croccante. Buona. Risaliti. Pausetta al ristorante. Prima discesa fatta, molto molto divertente. E la bici, come avevamo già visto sull'altra All Mountain di casa i bike, super divertente. Devo sgonfiare l'ammo perché ho ancora un centimetro di corsa non usato. Infatti la sentivo un po' puntata sul davanti. Davanti come al solito siamo lì con le nostre tre dita di salvezza. E niente. Luca si è dimenticato di caricare la bici. C'è il 29%. Grande. Così che si fa. Quindi mangio anche il Melo con le gomme nuove. Ragazzi, se mi vedete sottotono è perché sto sempre più male. Via. Adesso andiamo a prendere la 3 e poi risaliamo per fare la A2 che il Melo e la Nastia hanno già fatto. Così le proviamo tutte. Così subito così. Puttanega, ma che lavoretti che non ci hanno fatto dentro. PS3. Melo aggressivo oggi, super aggressivo, lanciato. E pensare che in settimana non voleva neanche farla la gara. Sorry, canato in pieno. Qua meglio guardare le traiettorie.
Non questi tutti sti rilancini qua. Bisogna essere bravi a prenderli in velocità e non frenare. Mamma mia, mi sento un pezzo di ferro. Bellissimo sto pezzo. Ho mollato un po' troppo. Figa, se sono KO, ce la faccio mica. Ma che bello, eh? Bellissimo hanno fatto tutto questo tratto. Hanno lavorato parecchio. Un po' di rocce, vedendo dove passare. Dritto per dritto. Sì. Sì. Dritto per dritto direi. Bello cavoli. Dei vaghi ricordi su questo sentiero, ma non ne sono più di sicuro. Questo, questo me lo ricordo un pelo. Qua sì, tutto a destra. Sempre all'occhio. Che è bello secco. Queste pietre a taglio tipo squali. Wow. Ho già le gambe che non funzionano. Proprio gambettina rigida e si esplode via. Facciamo lavorare la sospensione della bici. Via. Mettila giù una pietra. Ah, lì si stava a passare dritti a destra. E qua veramente anni che non vengo a girare. Però traiettoria direi dritto per dritto. Sei morto, vero? Figa, ma quel pezzo qua quanto cazzo tiene sotto? Sì, quel pezzo qua è veramente tosto. Com'è Luca? Aia, sei caduto? Solo, ma piano piano, Sono fatto la curva su una roccia. Ciao, c'è. Saponette. Non è veramente da jolly sta gara. No, no, vai, temmelo, sono cotto io. Sto venendo giù, gambe stenche e via. E anche qua, rallentare un po' di più in ingresso. Oh, porco due. Ecco, adesso mi sono svegliato fuori. Oh, ecco, mi serviva quel mega jolly lì per svegliarmi fuori. Mamma mia, mi sono cagato addosso. Oh. Ma qui in fondo ci arriveremo cotti. Poi qua diventa più ripida nella parte finale, il che non aiuta, sicuro. Dove vai Melo? Comunque bellissimo sto trail. L'unica menata e poi frenare dopo. Ah, dovremmo essere arrivati. Ah, però non male. Spero di riprendermi un po' domani, perché se sto come oggi finisce male. Lo dici Melo? Direi che mi sembra abbastanza tosta la gara. Taglio tattico per ritornare all'imbuco della Maddalena. Sai che sensazioni ho adesso? Uguali a quelle che avevo quando abbiamo fatto l'ascesa 5000. Però l'avevo fatto 5000 metri di dislivello. Sì, qua ho fatto 800, 900 con l'elettrica e mi sento uguale, in formissima. Altra salita. Abbiamo fatto uno switch bike. Luca con la bici al Melo. È proprio la tua taglia, Luca? Visto che la bici al Melo è ancora tutta carica e invece quella di Luca era al 25%. 28. Altro giro, altra sosta. Con la bici non ho ancora fatto la revisione della forcella.
Giusto così, Melo. Giusto. Mettiamolo nel video. Io volevo fare questo video per parlare un po' di chi si approccia la prima volta alle gare con le bike. E tu arrivi, dici: è 4 anni che non faccio la revisione alla forcella. Però che mettere come per le gare? La giusto. Guardi, mai che c'è una bici top di gamma senza nessun senso. Siamo giusto. A posto. Ma è giusto così. Rientriamo nella 3 per andare a fare la 2. Via, via, via. PS2. Allora, Melo, che passaggio. Dove vai, Melo? Qua si poteva quasi tagliare dritto. Boh. Come mangiare un po' di polvere, mi sa qua. Ma quel taglio lì si potrebbe fare. Taglio. Quell'anticipo. Che la mia capacità di dimenticarmi la Susi, nonostante la faccia da 480 anni, è qualcosa di epico. Anche qui sono allungato rispetto al solito, sì, si passa di qua. Piccolo panettoncino. Ah, qua si lascia la Susi per andare a destra. Questo penso di averlo mai fatto. Molto carino. Il primo pezzo qui. Anche qua domani fare errori sarà la cosa più facile del mondo. Questo fondo. Chiuso di sterzo, domani si sprecano. Così. Bello. Madonna, queste contropendenzine con la sabbiettina. Qua una bella buca di polvere. Quando è che tornerà a piovere, ragazzi? Asti, tutto a posto? Sento degli U. Ah, bello il tagliettino ripido. E qua dovrebbe essere di nuovo sulla Susi. Oh, ho un po' sbagliato. È dovuto arrivare un po' più convinto. Qua dritto, qua dritto anche qui, sì. Questo qui dritto anche questo. Madonna, se scivola. Ecco, tagliamo sulla roccia. Toc. Oh, chiude. Per questa Susi. E dovremmo essere arrivati in fondo. O continua? Ah no, continua, vecchio. Continua, continua. 1, 2. Non me la ricordavo mica. Bello questo pezzo. Vabbè. Gente simpatica che ti dice che già non farsi male è una bella vittoria. Grazie ragazze, un piacere. Ogni volta che faccio cerco di spostare il posteriore della bici o sollevarlo, mi vengono le fitte ai lombari. E via, via Melo, via. Beh, quel tratto qui tanta roba veramente. Qua era meglio andare a destra. Buon Melo, molto più scorrevole. Cazzo, qua se non finisce la prova siamo ancora in PS, è tosta, eh? E finisce PS2, che è l'ultimo tratto da 700 all'ora. Bella bella, la PS più bella della gara secondo me. Però sì, i poveri cristi con le bike nel tratto pedalato avranno il loro bel da fare, visto che sarà tutto fuori motore praticamente. Andiamo a vedere se possiamo ritirare il nostro numerino, sarebbe molto bello. Sto malissimo ragazzi oggi, veramente spero che non vi siete annoiati, perché oggi siamo andati a 1 all'ora in discesa e ho solo patito. Quindi mi stai dicendo che ero lento?
non so, meno, ero più lento, molto più lento di te. Però siamo divertiti, per fortuna avevo la mia All Mountain che dietro lavora da paura, quindi l'ho sgonfiata un po' di volte perché mi sentivo un po' sostenuto, ma a livello di cuscino è devastante. Freni non ha mai mollato un colpo, ma vai, Magure lo sappiamo che sono delle bestie. Con i dischi da 200 arriverà anche il video dedicato dove ne parliamo un po' più nel dettaglio, anche se abbiamo già provato l'All Mountain 2, questa si differenzia solamente per il montaggio. Facciamo un breve recap dei consigli da dare a chi comincia per la prima volta a fare le gare in enduro. Melo, calmo. Beh, quella è la prima cosa. La tattica, no, allora, io direi primo punto fondamentale, il mood con cui si va a fare la gara. Esatto, che deve essere divertimento. Esatto. Non pensare alla prestazione, no. Non pensare ad andare forte, fare dei temponi. Divertirsi. Calma, come dice il Melo, calma. Con la calma, giusto? Si porta a casa tutto. Giusto, soprattutto queste zie che sono qua. E il secco che c'è. Molta calma. Quest'anno. Molta calma. Secondo punto, l'amicizia. Le birre. Vabbè, andare in gruppo è molto più bello. Beh, se avete gente che va, no? Che va in bici, cioè che va in mountain bike da tanto, che vi può dare dei consigli, andateci. Se avete amici che vanno da mountain bike da tanto ma sono infoiati, non andate. E sono infottati di gare e vogliono andare full gas così, non andate. Lasciate perdere. Sì, lasciate perdere. Perché poi passa la passione e basta. O diventi peggio di loro, no, o sì, ti passa. Che però è brutto, poi ti passa tutto il. Tutti i professionisti. No, infatti. E poi, vabbè, mezzo meccanico, vabbè. Su Luca non abbiamo dubbi, perché scuola di Melo invece abbiamo qualche dubbio di stabilità. Sono dei problemi, ma risolveremo stasera. Di manutenzione, Melo, hai tu dei problemi sulle manutenzioni? L'anno scorso il buon Melo aveva l'ammortizzatore che diceva che il ritorno non funzionava più. Poi abbiamo mandato l'ammortizzatore in revisione e l'olio non c'era più dentro, era vuoto. Ma dobbiamo stare qui a raccontare questi dettagli? No, assolutamente no. E basta, poi vabbè, protezioni. Non lesinate sulle protezioni, no. Ginocchiere, io oggi avevo anche i parastinchi e forse mi hanno anche un po' salvato. Io no, avevo oggi solo ginocchiere perché ero neanche casco. Giusto. Però paraschiena, beh, la barba almeno protegge. Gomitiere, se volete essere sicuri, anche perché qui, tipo sul Musa, E poi un po' di allenamento, però vabbè, con le bike ci sta, è anche abbastanza fattibile. Poco allenamento, deve rimanere sempre il mood e divertirsi. Sono un po' rigidi il giusto, bravo. Rigidi ma non se troppo. Se ho paura così si tira un po' il freno e si va tutto. Che si porta a casa sempre. Carico. Soprattutto non impanicarsi sul freno davanti. No. Mai. Piuttosto mollare. Solo quello? Solo quello perché non mi piace quello dietro. Ah, ok. Detto questo, ragazzuoli, ci vediamo domani col video della gara. Almeno ci spero, perché se domani mattina mi alzo sul cadavere non lo vengo a fare. No, vieni lo stesso. No, stesso. No. In caso, sapete cosa possiamo fare domani in caso? Se non corro, vengo a fare il tifo ai miei due atleti. Fa molto sega però, eh. Vengo qua la mattina, cosa c'è? A me? Ma tu hai con la muscolare, loro con l'elettrica, scusa. Noi siamo over 50 veri. Ma loro sono atleti veri. Vi faccio la coach, vengo qui con la canfora la mattina e faccio bello. Un po' di massaggini. Devi bruciare bene le gambe. E ci porti le barrette. Ok, va bene. Ciao, basta.